si aspettava un Mantova così determinato? Sì, mi aspettavo proprio così un Mantova determinato, e noi secondo me l'abbiamo anche l'abbiamo contrapposto molto bene il primo tempo. Secondo me il primo tempo è stato fatto molto bene da parte nostra. Mantova era creato due situazioni, ma un po' così, ma non ho visto una superiorità assolutamente. Una squadra viva, volenterosa e tenace per la situazione appunto che sta passando, sicuramente. Però noi abbiamo avuto sicuramente anche noi due o tre situazioni davanti alla porta per far gol. L'episodio è stato sfavorevole a noi, poi il secondo tempo ha meritato e legittimato la vittoria. Sì, noi abbiamo fatto un ottimo primo tempo, secondo me, contro un Mantova molto volenteroso, e ce l'aspettavamo. È stata un'ingenuità il fatto di aver preso gol all'ultimo secondo, proprio una banalità, creare un calcio piazzato di quella maniera. Secondo tempo, nel momento che volevamo cercare il pareggio, è venuto questo, sempre su palla nostra, abbiamo perso questa palla ingenuamente e ha fatto il 2-0. Da lì in poi è Treviso da rivedere, però un ottimo primo tempo, però adesso dobbiamo capire bene come mai dopo il 2-0 la squadra si è un po' spenta e ha esaltato un pochettino la prestazione già buona comunque del Mantova. Ecco, ci sono pochi giorni perché arriva l'Alessandri, arriva un turno infrasettimanale, e quindi il lavoro sarà duplice per riuscire a smaltire le scorie di questa sconfitta e provare a trovare gli stimoli per... Sicuramente ben venga questa partita dopo domani, c'è da recuperare energie anche i giocatori. Oggi mi si è fatto male anche Biagini, già dietro siamo un po' in sofferenza e oggi l'abbiamo anche visto. Quindi niente, mi dispiace per Biagini, spero non sia niente di grave, abbiamo due giorni e ben venga la partita immediatamente. Grazie. Purtroppo abbiamo preso gol agli ultimi 10 secondi del primo tempo e ci ha tagliato un po' le gambe. Ora bisogna essere molto bravi e intelligenti a resettare tutto e pensare a mercoledì a fare una grande partita col Casale. La tua partita come la valuti? È scheggiato la traversa, però poi poche altre azioni importanti. Non è stata sicuramente una domenica buona per nessuno. È normale che quando non ti riesce niente a livello di squadra, il singolo non serve a niente. Come risultato vale più il 3-0 giusto o il Mantova meritava qualcosa di meno? Ma secondo me il 3-0 è pesante, soprattutto per noi. Anche perché, come dicevo prima, non è stata una partita completamente da buttare via. È normale che siamo stati puniti sugli episodi e su quegli episodi bisogna lavorare. Ora sì, il pensiero va subito al Casale, una sfida quanto mai importante. Lo era prima, lo è a maggior ragione oggi. Assolutamente sì, bisogna riscattare subito la brutta prestazione di oggi. Bisogna rimboccarci le maniche, chiedere scuse ai tifosi per la prestazione così, perché il 3-0 è pesante. Si chiede soltanto al Casale di dimostrare tutto quello che abbiamo e ripartire. Ne ha il Treviso ancora di birra in corpo? Assolutamente sì. Grazie. Insegna, quello visto in campo oggi non sembra un Mantova che lotta per non retrocedere? Sì, in effetti il Mantova ha dato questa sensazione. È stata la vittoria del cuore. Squadra che sta attraversando un brutto momento, anche un momento particolare. E siamo andati in ritiro perché sapevamo di incontrare una grande squadra come il Treviso, perché il Treviso è partito per vincere il campionato come tante altre. Noi ci troviamo nelle sabbie mobili della retrocessione, e questo ha fatto sì che questa squadra ha ritrovato l'orgoglio. È andata al di là delle più rose previsioni, perché dare tre gol al Treviso non credo che sia facile, e c'è solo da ringraziare Frutti, che ha fatto tutta la settimana gli schemi con questo 4-4-2 e la squadra ha risposto pienamente. Quindi Frutti è una scelta corretta? Sì, era Sauro, siamo amici, dire che è una scelta corretta, andiamo piano. No, comunque sono felice anche per lui, perché insomma, quando si parte bene è meglio, anche perché stiamo attraversando un difficile momento. Grazie a voi.